dobbiamo parlare oggi? Partecipazione! Ci vorrebbe qualche slogan. Qualche slogan? Sì. Più partecipazione! Sì! Più potere ai cittadini! Sì! Più democrazia diretta! Sì! E quindi il Parlamento deve rispettare gli esiti dei referendum! No! Come no? No, è proprio no. Ma come, referendum abrogativi? Ma si ricorda il referendum sull'acqua? Già. Su. Senta, ma... Per esempio, le leggi di iniziativa popolare, quante firme ci vogliono adesso per presentarne una? Dunque, attualmente 50.000, però dopo la riforma saranno 150.000. Ma come, ma sono di più? Certo. Appunto, ma allora così diventa più difficile per i cittadini presentare una legge di iniziativa popolare. Ma come, ma cosa c'entra più facile, più difficile? Lei non c'entra il punto. Il punto è più partecipazione? Ebbene, se adesso sono 50.000 firme e dopo saranno 150.000, sono tre volte più firme! Tre volte più firme e tre volte più partecipazione! 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 Sì. Ma con la riforma, almeno, sono previsti dei tempi certi di discussione parlamentare? Certo che ci sono tempi certi di discussione parlamentare. Solo che sono determinati dai regolamenti parlamentari. Ecco. Cosa significa? Cosa dicono questi regolamenti? Boh, ma devo spiegarle tutto io! Vuol dire, cioè, sono... quelle cose che si dicono, insomma... tipo, ti chiamo io... le faremo sapere... o esco da una relazione importante... Sì, insomma, ecco, è un gigantesco... Vediamo poi! Chiaro adesso? Sì. Stavo pensando, visto che probabilmente oggi finiremo un po' prima, non è che, sempre che non abbia già impegni, le andrebbe di cenare con me stasera? Vediamo poi, eh?